Regalo a tutti voi 5.000 di oro gratis. Quindi ragazzi, prima di iniziare un like, iscrizione e campanellina, e vi spiego subito come fare. Vi chiedo in cambio il codice creatore nello shop per shoppare il nuovissimo pass che abbiamo già preso nello scorso video. Quindi partiamo. Regalerò a tutti voi 5.000 di gold. Non è un clickbait, tutti 5.000 di gold. Certo, non sono tantissimi 5.000 di gold, ma li regalerò a tutti. E potete mandare lo stesso link che ho lasciato adesso nei commenti e il QR code che è apparso adesso accanto a me. Lo potete scannerizzare o mandare il link che c'è in descrizione vostri amici o utilizzarlo voi stessi per ottenere 5.000 di gold gratis. 5.000 di gold. Più persone entreranno in questo link e più in futuro io potrò regalare ad alcuni di voi alcuni personaggi mega, come ad esempio il meraviglioso e fantastico El Tigro. Potrò regalare ad alcuni di voi El Tigro, quindi entrate nel link e prendetevi il vostro gold gratis, mi raccomando. Scannerizzo il QR code qui con voi. Ok, apri, vediamo se ce la faccio. Aiuto. Ok, scannerizzato. Vuoi ritirare il premio ora? Certo che vogliamo ritirare il premio ora. Facciamo ritira. Ecco qua ragazzi, 5.000 di gold gratis. Kirri non ne dice cavolate, Kirri dice solo cose reals. E noi ci prendiamo il nostro gold gratis, che è comunque 5.000 di gold. Ed è fatta ragazzi, ed è fatta. Io con tutto questo bell'oro, sapete che mi prendo? Mi prendo un po' di bauletti, 6.000 di gold e via. Mi controllo però prima quello che c'ho, 3 pick, mi sono scordato. Mercante Greg, buono, possiamo startare bene. E facciamo subito un game. Quindi vi rimetto di nuovo il QR code, comunque c'è il link in descrizione, molto più facile, e prendetelo su tutti i vostri account, perché 5.000 di gold raga è la fine del mondo e ci sta, è gratis. Bellissimo giveaway che vi faccio. Partiamo subito con Greg, col potentissimo e fortissimo Greg. Distruggiamo più alberi possibili. Ok, distruggi tutto, perfetto, ottimissimo. Andiamo giù qua nella cassa, ottimo. Prendiamoci un altro Greg, distruggiamo qua il nostro alberello, meraviglioso. Iniziamo ad aprire qualche cassa, ok. Comunque Greg ce l'abbiamo maxato, ottimo. Mi apro un'altra cassa sperando di trovare il mercante. Niente mercante, usiamo un po' di reroll. Mercante, perfetto. Così inizio pure a farmare altre gemme grazie al mercante. Iniziamo pure di Shelly. Shelly può essere utile all'inizio. Stiamo andando davvero bene, perché comunque con Greg quando si starta è sempre un bel vantaggio competitivo rispetto agli altri. Vai. Cassettine, ci prendiamo un'altra Shelly. Forse il mercante era meglio. Boh, va bene lo stesso. Vai, distruggi tutto. Perfettissimo. Ottimo. Andiamo avanti. Un'altra cassa. Qua arrivano i primi Fantasma Royale. Mi prendo un mercante, anche se forse era meglio fare una fusione così. Personaggi, le casse mi costavano meno, però ormai qualche fatto è fatto. Quanto godo ragazzi che è uscito Squadbusters. Quanto siete in hype voi. Ho vista la mappa del lancio globale in Italia, soprattutto in centro, nord, un botto di persone stavano giocando. Al sud un po' di meno ragazzi. Dai, scaricatelo sto Squadbusters, mi raccomando. Poi giustamente è uscito mentre c'era scuola, quindi ci sta. Sarà bello vedere verso l'una, verso le due del pomeriggio, verso l'orario di pranzo, l'una alle due, quante gente ci sarà. Secondo me ragazzi esplodono i server di Squadbusters in Italia. Distruggiamo tutto. Qua è pieno di bot che ci fanno fare un sacco di gemme se li distruggiamo. Un'altra Shelly, perfetto. Vai, distruggi tutto. Ecco, i Fantasma Royale sono un po' fastidiosi. Mi servirebbe davvero un sacco un attaccante buono, tipo un Colt. Sì, un bel Colt ci sta. Vai, prendete la cassa però. Ok, andiamo di Barbaro. Faccio un altro team. Meglio che scappo. Mi prendo le gemme e scappo. Mi prendo il dottore, che male non fa. Scappa Kiri. Scappa con il pane. Giù. Un po' di bot che forse è meglio che mi faccio. Oh mamma mia ragazzi. Oh mamma mia. Oh no. C'è un team intero là raga, ma di che stiamo parlando? Mi piace rimanere primo senza Fantasma Royale, diciamo, dai, me la posso giocare anche così. Se distruggiamo questo bot, devo rimanere sempre costantemente lontano da quei Fantasma Royale, perché sono giusto un pochino. Un altro Barbaro che ci sta, bomba tattica, bombo clap, perfetto. Distruggi sti Fantasma Royale, bene. No, un altro team. Prendiamoci un po' di Fantasma, senza problema, senza timore. Altre gemme che sono cadute, bene. Là c'è un team, che io ripeto ragazzi, non voglio fedare, bro, sono più forte di te. Tu vuoi fedare? Io non voglio fedare, io sono primo, voglio rimane primo. Di dottore che può essere buono. Bombetta tattica. Allora, mi devo riprendere la speed, che io muoio sempre perché non ho la speed. Sta prendo il centro. Ok, la miniera si è aperta. Mi prendo un po' di gemme e me ne scappo via come so fare io. Ottimo. Bot killato. Alberello preso. Guarda quante gemme. Caucciù là sotto fa male. Spostiamoci cassettina. Andiamo di dottore così ce lo finiamo. Uso un paio di bombe. Ottimo. Un'altra cassa da 30 qui. Direi di utilizzarla con un bel Maxine, così posso correre. Ottimo. Oh, vieni qua che vi bombardo ragazzi. Bombardo a tu. Prendo gli alberi, raga. Io mi prendo gli alberi. Oh, qua la situazione si sta facendo un po' pericolosa. Chiamiamoci sti Fantasma Royale, sperando di rimanere primi. No, secondi no, ragazzi. Oh, chi è tutta sta gente? No. Bene, primi. Si gode, ragazzi. Per pochissimo sono arrivato primo, perché mi stava recuperando di gemme. Vediamo quanto era. Eh sì, raga, per 4 gemme. Ma andate
andata benissimo, mi è andata davvero bene. Primo posto, più 5 skip, più uno bonus, comune grande. Ti prego, dammi qualcosa di bello, fammi godere. 7 Greg, buono. Posso potenziarlo? Non posso potenziarlo, però. Comunque, qua noi avanziamo, posso prendermi un altro ticket, ottimo. Non posso ancora sbloccare i personaggi qua sotto, perché io sto aspettando di utilizzarlo per qualcosa di buono, sto personaggio. Forse per Penny, comunque rara. Forse ci sta. Ce l'ho ancora così bassa, me la potenzio direttamente a classica. Però con Yevich è molto più difficile potenziarli a classic. Ah no, è evoluzione super, non classica. Pazzesco, ragazzi, non me ne ero accorto. Super, direttamente qua. Allora forse Penny, raga. Allora forse Penny. Però vi faccio l'esempio. Mi sblocco, non so, un Re Royale e me lo porto subito a super. Super è molto meglio. Preferisco allora aspettare ancora un po'. Gioco e basta. Mi faccio un'altra partita sperando di trovare una nuova carta epica. Speriamo davvero un sacco, raga, di trovare un nuovo personaggio epico. Partirei con un soldato pesante, dai. Che danni li facciamo easy. Un bel po' di danni. Guarda quanto oro che ci sta rilasciando. Perfetto. Andiamo subito a prenderci la cassetta qua. Direi di prenderci Mavis, che può essere buona. Saliamo su. Mavis farma. È il mio carissimo fuciliere pesante. Fa i danni che deve. Ottimo. Che team spaziale. Perfetto. Lei lancia pure un po' di carote ogni tanto. Dobbiamo prenderci un'altra cassa. Mavis. Dai, un'altra Mavis. Cerchiamo di fare la fusione di Mavis. Prendiamo Mavis fusa. Perfettissimo. Il pro player. Kirri, il pro player. Vi voglio tutti su Squad Busters, ragazzi. Non vedo l'ora. Sono contentissimo. Codice creatore Kirri nello shop di Squad Busters. Prendiamoci un Colt che fa tanti bei danni. Guarda qua Mavis come ci carria il game. Andiamo di soldato pesante, così ce lo siamo maxati. Abbiamo la fusione fatta. Scappate, ragazzi. Scappate che è arrivato Kirri. Guarda, sono arrivato io, se ne sono scappati tutti. Prendiamoci qua un'altra cassa. Andiamo di chi? Penny, dai, di Penny ci sta. Penny fa un botto di danno in realtà. Però ecco, forse super è meglio. Non lo so, ragazzi. Sono ancora indeciso se portarla a super. Consigliatemi nei commenti. Secondo voi è meglio che aspetto o no? Ditemi voi per cosa posso usare. Mi prendo comunque un altro soldato pesante che danni grossi li fa. E così abbiamo pure un sacco di vita. Colt fuso, ottimo. Un bel po' di lama che anche non danno troppo, però ce li siamo killati. Killiamo sta torretta che dà fastidio. Perfetto, un po' di oro. Un'altra torretta la metto io a sto punto. Cassettina, mettiamo soldato pesante. E direi che è il momento di andare al centro. È il momento di andare al centro e far vedere di che pasta siamo fatti. Pasta frolla. Ok, là c'è la X di Penny. Perfetto, un bel po' di gold e di gemme pure. Cassettina, me ne vado di Penny. No, bro. Io me ne scappo, bro. No, mi devo conservare la speed. Faccio sempre lo stesso errore. Però ho solo un piedino di speed, raga, va malissimo sta cosa. Mi devo prendere uno speeder. E se non ne ho di speeder, come faccio? Giocarmela bene con solo uno? No, preferisco, ragazzi, rimandermela nel mio. Magari non arrivare primo, ma almeno non muoio. Là c'è uno con 70. Me ne vado di là subito. Almeno c'ho Mavis che mi fa prendere un botto di cose. Bene. Possiamo provare a vincere solo farmando, magari. Andiamo di Max. Anche se forse il domatore era meglio. Peccato. Vabbè, guarda quante gemme che mi dà Penny. Mamma mia, Penny assurda. Penny assurda. Là c'è un team. Ma a sto punto io ti pusho, team, che forse ti devasto. Sì, ti devasto. L'ho devastato. Beh, è a posto, raga, è vinta. Me ne vado di Archer Queen. Mamma mia, che game che ho fatto. Distruggi tutto. Perfetto. Gemme. Siamo al centro. Cerchiamo di killare qualche boss. Qua c'è un bossettino che gli faccio un bel. Niente. Lo devastiamo subito. Ottimo. Andiamo qua alla pignata. Abbiamo killato la pignata, però c'è il bot. Va bene. No, cau giù. Killiamo Penny. Vedete che forse è meglio che killo più pignata possibile. Che ho le missioni della pignata bloccate nel 2020. Cioè, sono bloccate là. Non ne ho fatte pochissime della pignata. Prendo un po' di cose qua con Mavis. Killo altre 4 pignatte. Qua è fatta, dai. Subito. Perfetto. Prende altre cosine. Me ne vado un po' al centro. Cerchiamo di killare più pignatte. Dai, terzi. Com'è possibile, terzi? Non accetto. No, vai, ti killo, bro. Killo quel team. Però non ho la speed, raga. Ma come faccio? No, quarti, no. No. Questo perché Kirri che ha fatto? Mi sono distratto, ragazzi. Mi sono distratto per tutto il game. Alla fine, più che altro. Alla fine, perché volevo killarmi. Vabbè. Comunque, top 4. Ma almeno top 3 la potevo prendere. Però, vabbè. Epico. Ti prego. No, ragazzi, ma mo rosico. Potevo trovare qualcosa di fantastico. Niente cassa epica, vabbè. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Un bel like, sezione, campaniamo il video, che sono appena passato accanto. E su l'altro, fate la buona supportarmi. E noi ci vediamo in un prossimo video di Squad Busters. Ciao.